C'era curiosità davanti alla nascita di Articolo 1, il nuovo movimento nato dalla scissione del Partito Democratico che ha scelto Napoli per la prima assemblea nazionale, ma c'era curiosità soprattutto per l'invito a partecipare al sindaco Luigi De Magistris, che al suo arrivo ha trovato posto di fianco a Massimo D'Alema, che tra i due non si è mai corso buon sangue, non è una novità, ma in politica ci si abitua a tutto e il dialogo, soprattutto in vista delle elezioni, come confermano i tre leader, D'Alema, Pierluigi Bersani e Roberto Speranza, non si nega a nessuno. Chiedo scusa, qui, come ha detto l'invito a De Magistris, il sindaco della città, non è naturale che possa venire un evento politico alla sua città. Se verrà il sindaco sarà benvenuto. Grazie. Grazie. L'intervento. Allora, noi siamo apertissimi. Noi siamo apertissimi a discutere con tutti. Tutti quelli che si sentono di centro-sinistra vengano a discutere con noi o noi andiamo da loro. Noi dialoghiamo con tutti nell'interesse della Campania, nell'interesse di Napoli e nell'interesse del Sud. E penso che sia opportuno che i vertici istituzionali parlino tra loro positivamente. De Magistris, dal canto suo, guarda con distacco alla ribalta nazionale, almeno per ora, e aspetta seduto sulla sponda del fiume il cadavere del nemico, che si chiami esso Matteo Renzi, Roberto Speranza o Andrea Orlando. Nel Consiglio Comunale di Napoli, ad esempio, DEMA, il movimento politico che abbiamo costituito a gennaio, è il primo gruppo, ma c'è anche Articolo 1 con Mario Coppetto. Quindi si possono fare dei percorsi insieme, io sono interessato al dialogo, le alleanze politiche sono altra cosa.